Scusatemi, come sempre negli incontri diciamo, in cui promuoviamo libri della Fall Vision abbiamo un bellissimo gruppo di relatori, anche un bellissimo pubblico e quindi insomma adesso veramente soltanto un brevissimo saluto perché dobbiamo ascoltare molto su questa figura interessantissima, Nazarian, che è questo poeta, questo letterato armeno che ha vissuto e ha legato la sua vita alla nostra città, la città di Bari, e che però è appunto poco conosciuto, poco studiato e sicuramente insomma si colma una grave lacuna con questo libro, molto interessante, molto chiaro, che però suscita anche tanto interesse e tanta curiosità, quindi lo consideriamo come dire l'inizio di un nuovo percorso di avvicinamento di conoscenza, no? Rispetto a questa affascinante figura. È veramente merito della Fall Vision di aver ancora una volta, ricordate l'altro incontro che l'ho dedicato a Carmelo Bene, quindi sempre grandi figure, figure di grande fascino, affrontate appunto da un bellissimo gruppo di lavoro, una casa editrice e anche e soprattutto il gruppo di lavoro che raduna intorno a sé. Devo fare i complimenti a Luciano Pegorari che insomma ha veramente... Facciamogli un applauso. Che diciamo è un giovane editore, però è appunto di quelle speranze che noi abbiamo qui sul nostro territorio di continuare sempre di più e sempre meglio a fare cultura. Stasera abbiamo con noi Cosma Cafueri, che ringraziamo per essere qui, Rosalia Tiarappa, grazie. Carlo Coppola, un grande amico della libreria di Casa La Terza, e Dorella Cianci. E poi naturalmente abbiamo l'editore Luciano Pegorari che introdurrà e modererà il nostro incontro. Prego. Grazie, buonasera a tutti quanti. Io ho questo compito un po' inconsueto, insolito per un editore di moderare il proprio libro, ma considerando che c'è qui un parterre di grosso calibro, grande rispetto, allora abbiamo pensato che fosse il caso di concentrarci di più sul contenuto del libro e dei loro saggi piuttosto che offrire altri punti di vista. Magari potrebbe esserci un secondo incontro dove invitare nuovi relatori per parlarne e approfondire. Randa Nazarian è un poeta, un esule armeno che ha in un certo senso, adesso capiremo anche perché, scelto la Puglia e Bari soprattutto come sua nuova patria, nuova vita, offrendoci tutta la sua cultura e tutta la sua conoscenza maturata anche al di fuori del mondo orientale, con i suoi studi a Parigi, e dando quindi una visione più completa, più globale della letteratura e dell'arte poetica in generale. Non rubo altro tempo, porto i saluti del professor Lopane che ha curato, quasi assemblato il lavoro di tutti quanti loro e il suo stesso contenuto qua dentro in questo libro, e purtroppo ha avuto degli impedimenti abbastanza importanti e quindi non ha potuto presenziare. Inizio subito col dare la parola a Cosma Cafueri che ci aiuterà ad inquadrare un po' il periodo storico in cui Nazarian è vissuto e quindi anche le cause del genocidio armeno, che è la grossa questione ancora irrisolta, e quindi insomma ci illustrerà questo percorso che ha portato Nazarian qui a Bari e il rapporto tra Bari e Nazarian. Bene, grazie. Di questo magari nello specifico parlerà il professor Coppola, che è più addentro alle ragioni storiche per cui poi Nazarian si è trovato qui, che sono ancora tra l'altro un po' nebulose. Cioè, è arrivato qui sicuramente perché Istanbul, da dove veniva, si respirava già un'atmosfera di persecuzione, diremmo,
E, però è venuto prima, diciamo, del, di quello che poi è stato il genocidio. E lui è arrivato qui nel 13 e nel 16 è iniziato, diciamo, è iniziata la, la strage, quella che poi che conosciamo e che è al centro di quella che viene chiamata questione armena. Io sono qui in quanto presidente di un centro studi che rappresentiamo noi quattro qui in questo momento, e, che si titola Nazarianza, e che con questo abbiamo voluto un po' dare il segno alla città di, della necessità del recupero di questa figura. Abbiamo tenuto un convegno presso la De Gemmis il 25 gennaio e con svariate, diciamo, con, c'erano molti aspetti interessanti in occasione del cinquantennale della sua morte. Nazarianza è morto a Bari nel 62, in quella data, il 25 gennaio. E, devo dire, è stata un'esperienza che è andata molto bene e potete trovarne qualche traccia anche in streaming su, su internet, sul sito di Rai 3, perché Rai 3 ha fatto un servizio Est-Ovest, la rubrica Est-Ovest, potete trovare lì qualche cosa di quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto molte cose, c'è stata una mostra, ci sono state, c'è stato questo libro, un altro, e abbiamo comunque, credo che la nostra mission, diciamo, di risuscitare un po' di interesse per Nazarianza, credo che stiamo iniziando ad assolverla abbastanza bene. Ora, venendo un attimo al libro, questo è, con questo libro stiamo iniziando, ripeto, solo iniziando, a cercare di colmare qualche lacuna su questo personaggio, sul quale c'è una certa damnatio memoriae, per tante ragioni, ma che comunque ha legato la sua vita per 49 anni ininterrottamente a questa città. E, Nazarianza è venuto qui da armeno, da istambulita, da orientale, però quando è venuto qui era una figura anche imbevuta molto di cultura europea, perché la sua formazione principale è avvenuta a Parigi. E per tutta la vita ha tra l'altro parlato francese, anche nelle sue corrispondenze, amava molto questa lingua e quella cultura. E qui a Bari ha innescato anche cultura, ha avuto vari cenacoli di giovani attorno a sé, specie nel dopoguerra, e quindi è stata una figura sicuramente di non secondaria importanza, di non secondo livello, un sognatore comunque, e con impegni, con interessi davvero trasversali, per cui la sua presenza qui non è solo, non è stata solo il segno della questione armena, cioè del genocidio, è stato qualcosa che è andato molto oltre. Quindi c'è sicuramente di mezzo questa questione della quale lui si è fatto durante la sua vita portavoce, lui è stato un grande attivista da questo punto di vista, ma non solo, lui poi è stato un amico ad esempio di Marinetti, che portò a Bari con risultati controversi, cioè nelle cronache, è stato amico di grandi musicisti come Casavola, di cui poi ha scritto i testi per le musiche e via di questo passo. Quindi è una figura, ripeto, molto sfaccettata, molto complessa, tutta ancora da scoprire, se si vuole. Ha ancora dei buchi biografici che stiamo cercando di colmare, anche se poi la nostra attività ci sta mettendo in contatto con tante persone, dalla stessa comunità armena di Istanbul fino alla Biblioteca Nazionale di Yerevan, dove Nazarianza è conosciuto ed è considerato un poeta nazionale, quindi, per cui qui da noi andrebbe sicuramente riscoperto, e la sua figura dovrebbe ispirare, dovrebbe in qualche modo anche tornare a far pensare Bari davvero come centro di incontro delle culture dell'est. Noi abbiamo iniziato a occuparci di questo anche con questo programma. Nazarianza vuol dire questo. Nel libro troverete, diciamo, i nostri punti di vista, nel senso sono interventi diversi su aspetti diversi, c'è una scheda sulla questione armena, sul genocidio, per capire più o meno da dove viene, che cosa lo ha innescato, che cosa lo ha fomentato, e poi ci sono i nostri interventi singoli, ognuno che contempla, prende in considerazione un aspetto diverso, da quello esoterico, perché Nazarianza è stato un frequentatore, diciamo, di circoli esoterici, anche questo, a quello biografico, con quello più strettamente biografico, con alcuni punti importanti, a quello letterario, quello poetico, e personalmente sono intervenuto così, ragionando, facendomi delle domande che ho esteso un po' agli altri, esistendo ai possibili lettori,
sul perché un armeno si è fermato qui, a Bari, quando la diaspora armena ha, diciamo, sparso gli armeni per tutto il mondo e, come dire, facendo spesso la loro fortuna. Quindi ci sono aggregazioni armene un po' dappertutto, un po', sono secondi solo agli ebrei gli armeni per quanto riguarda questo. Invece Nazarians, pur avendo conoscenze a Milano, a Parigi, a Londra, Londra è stato un'interfaccia importante per la sua famiglia, perché l'Inghilterra era il paese che più comprava i tappeti prodotti dagli opifici di suo padre a Costantinopoli, a Istanbul. Quindi io mi sono fatto questa domanda: perché è rimasto qui? Mi sono dato qualche risposta, ma più di altro ipotetica. C'è ancora da capire perché è rimasto qui, perché ha voluto rimanere qui senza, diciamo, poi pensare mai di andarsene. La figura che forse anche perché è rimasto qui non si è mai arricchita, è morto in povertà, morto nella più nera povertà, e dimenticato praticamente da tutti, da una città che in qualche pericolo aveva anche osannato, era stata orgogliosa. E invece poi questa presenza è stata rimossa man mano sempre di più dal dopoguerra e fino ai nostri giorni. Questo non è l'unico libro, diciamo, uscito su Nazarians, ce ne sono stati altri prima di questo che più o meno lo hanno commemorato. C'è stato un convegno tanti anni fa, noi tra l'altro abbiamo l'intenzione di ripromuoverne un altro simile a quello che abbiamo fatto qui a Bari, ma diciamo un pochino più allargato. Siamo contenti che però questa nostra esperienza sia anche sotto l'attenzione dell'ambasciata armena, perché sono stati molto contenti del fatto che noi siamo occupati di questo personaggio, e appunto ribadendo tutte le questioni che ci girano intorno alla questione armena, che è una questione che si porta dentro di sé a matrioska tante altre questioni, quella turca, quella azerbaigiana, quella dell'equilibrio medio orientale, geopolitico e geopolitico. Ce ne sono tante questioni dentro la questione armena, quindi è chiaro che non va inquadrata per chi se ne interessi solamente come dire, di per sé lì in quell'ambito. Questa è la mia introduzione. Adesso ripasso la parola a Luciano, che a sua volta. Sì, io la devo passare in questo caso a dottoressa Rosalia Chiarappa, che è stata artefice insieme a Carlo Coppola del consegnare questo nostro libro all'ambasciatore armeno. Quindi magari ci racconterà anche di questa sua esperienza. E inizio a darle la parola con una domanda. Perché ha intitolato il suo saggio, entrando in questo volume, Il suono di una voce? Buonasera a tutti. Allora, parto dall'ambasciatore. È stato un incontro abbastanza emozionante per noi, perché siamo stati invitati alla festa in onore di San Gregorio Armeno, che è il patrono di Nardò. Nardò è l'unico posto qui in Italia, insieme a Napoli, dove però è un copatrono, dove San Gregorio appunto è il patrono di una cittadina. Loro fanno questa grande festa con questa grande processione, alla quale quest'anno ha partecipato l'ambasciatore armeno, venendo direttamente da Roma. Io e Carlo e il professor Coppola abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo e di donare questo libro, nonché il catalogo della mostra fotografica che ha accompagnato il convegno del 25 gennaio a Bari, come vi ha appunto detto il professor Cafueri, giorno in cui nel 62 morì qui a Bari, la poeta Nazarians. Un'altra cosa che mi preme dire prima di rispondere alla domanda dell'amico Luciano è che io in realtà sono di Conversano, dove Nazarians visse uno degli ultimi due anni della sua vita, un anno e mezzo, tra l'altro ricoverato in ospedale a carico dell'ECA, l'ente comunale assistenza dell'epoca di Bari, proprio per i suoi problemi che poi l'hanno portato alla morte, respiratori e cardiocircolatori. Quindi Conversano, essendo in collina, in un'area insomma più meno umida, più salubre di quella di Bari, offriva in pratica un ricovero più felice per il poeta. Tra l'altro qui, giusto e concludo, lui divenne presidente onorario di una università popolare, e quindi
donò in pratica tutti i suoi scritti, i suoi libri pubblicati fino a quel momento, nonché fotografie di tali giornali, eccetera, al primo centro intitolato a lui, Centro Ricerche Conversanese di Storia ed Arte. Però io faccio parte appunto del Centro Studi di Bari. E perché ho fatto questa piccola introduzione? Perché Conversano, proprio un mese fa, neanche 20 giorni fa, subito dopo Taranto, ha riconosciuto ufficialmente, con delibera del Consiglio Comunale, il genocidio armeno. Il 24 aprile, tra l'altro, ricorre la commemorazione della loro Shoah, in pratica, del loro genocidio, e quindi mi auguro che il comune di Conversano, insieme a tutti gli altri comuni che in Italia hanno riconosciuto ufficialmente questo genocidio, abbia in programma qualcosa anche per ricordare questo. Chiusa questa piccola parentesi, di cui mi dovete perdonare, ma tenevo insomma a farne partecipi, rispondo alla domanda di Luciano. Il suono di una voce o una voce dal silenzio? Perché in realtà di Nazarians abbiamo tantissimi scritti, ma non abbiamo conservato purtroppo il suono della voce. Una cosa che tra l'altro è abbastanza singolare, perché nel 1943 in realtà lui fu chiamato dalla prima Radio Libera, che fu Radio Libera Bari, dopo appunto la liberazione da parte degli americani, a queste conversazioni. In pratica veniva invitato a parlare di grandi della storia letteraria, Tolstoi o altri nomi insomma molto importanti, e quindi in realtà avremmo potuto conservare il suono di questa voce. Però, come sapete, gli anni post bellici erano anche anni di estrema economia, un po' come quella che stiamo forse cominceremo a rivivere nei prossimi anni, e quindi non si buttava niente, ma piuttosto si riciclava. Dunque questi nastri in realtà, dopo attente ricerche, non sono mai venuti fuori, per cui quello che ci rimane sono questi scritti. E allora il mio saggio ha voluto dare, con un po' di immaginazione, il suono di questa voce attraverso le poesie che lui ha dedicato alle tante donne amate nella sua vita. E qui faccio anche un'altra piccola parentesi: Ran Nazarians, fedele d'amore, perché? Perché questo libro in realtà è nato, ti tolgo giusto questo incipit, è nato dal fatto che sono state ritrovate dopo 60 anni, casualmente, delle lettere d'amore che Nazarians aveva scritto ad una donna misteriosa, che tale rimarrà, non verrà nominata neanche in questo libro, e direte tra l'altro molto molto belle, qualcuna la troverete anche in appendice nel libro stesso. Quindi attraverso queste lettere noi ci immaginiamo appunto questa voce sensuale, questa voce arrochita dalle sigarette, e che parlava a queste donne di questi sentimenti in maniera molto nobile, tra l'altro, cose che adesso magari attraverso internet o Facebook eccetera non esistono più sicuramente. Oppure delle lettere, ce ne sono veramente tante, di richieste d'aiuto, perché non dimentichiamo che Nazarians era un esule che per un certo periodo è stato così professore a un istituto nautico qui a Bari, è stato anche interprete presso la Fiera del Levante, ma in realtà non ha mai avuto un lavoro fisso che potesse consentirgli di vivere in maniera adeguata anche a quella che era stata la sua vita a Costantinopoli. Lui comunque discendeva da una nobile famiglia, ci sono dei documenti, tipo dei francobolli conservati alla biblioteca, presso la biblioteca comunale di Como, dove vengono ritratti i suoi antenati, in questo caso uno zio che addirittura lavorava presso la corte degli zar in Russia. Quindi insomma parliamo di una famiglia sicuramente molto potente. E oppure attraverso le lettere che l'hanno candidato al Nobel, perché un'altra delle cose particolari della vita poliedrica di questo poeta, che ha vissuto a Bari un cinquantennio, è proprio questa, che nel 1953 fu anche candidato al Nobel, gli fu preferito Winston Churchill, insomma, quindi comunque una lotta tra titani, direi, abbastanza difficile, impari, abbastanza difficile da vincere, sì, sicuramente. Quindi il suono di una voce attraverso i suoi scritti, le sue poesie,
di cui, senza tediarvi molto, vorrei soltanto leggere, visto che siamo qui a Bari, la città che ci ospita è Bari, proprio un inno alla sua nuova patria, alla sua città di elezione, che è stata Bari. O città bianca dei franchi pellegrini, il tuo cielo eletto la mia gioia, ma ha fatto amare la terra in cui s'ama e si piange, e il mio esilio nel quale sanguina ancora il mio triste passato è simile all'esilio del suo santo. Ho voluto leggerla anche perché Bari si appresta a festeggiare il proprio santo, che San Nicola, anche lui veniva da Oriente, come sapete, veniva da Mira, trafugato meno, comunque ci arrivava da Mira. E quindi in qualche maniera in questo inno alla sua nuova patria Nazarians viene, si accomuna egli stesso a questo santo, al santo insomma di Bari. Un altro breve scritto, attraverso i suoi scritti tra l'altro naturalmente ritroviamo l'amore per la sua terra natia, lasciata e mai più ritrovata, perché lui non è mai più tornato nella sua patria, cioè l'ha lasciata nel 13 per morire qui in suolo italiano e non è mai più tornato a Costantinopoli, nel frattempo diventata Istanbul. L'amore fraterno per i suoi amici attraverso le lettere e anche l'amore per la sua piccola Maria, perché poi Nazarians è stato sposato due volte. La cosa curiosa è che tutte e due le mogli erano di Casa Massima, quindi un paese qui alle porte di Bari. Un'altra curiosità, ogni tanto insomma viene fuori qualche piccola chicca su questo, no? La prima e l'ultima in realtà le mogli, perché tutte le altre non sono state mogli naturalmente, le mogli venivano tutte e due a Casa Massima, originarie di Casa Massima. La prima, di cui sicuramente ci parlerà meglio il professor Coppola, io giusto un accenno su questa piccola Maria, una ragazza in confronto a lui, ormai anziano e anche molto malato, e infatti l'ultimo anno della sua vita lo trascorse proprio a Casa Massima, la terra, insomma la città della sua ultima donna, quindi giovane compagna degli ultimi anni. A lei dedica dolci parole in una poesia che è una meravigliosa dichiarazione d'amore di un vecchio ancora capace di tenerezze quasi adolescenziali. Ve ne leggo giusto qualche verso. Dolce come il mattino tu nella notte vieni a parlarmi del sole, e con le carezzevoli palpebre mi rechi la pace. Io t'amo e la mia vita è salva. E con questo vi ringrazio dell'attenzione. Grazie. Bene, io ripasso la parola quindi a Carlo Coppola, che proprio ci parlerà del rapporto di Nazarians con la donna. Nazarians, perdonatemi. Che forte di noi! Su Cavour ci vado, d'accordo, ma... Grazie a tutti di essere venuti. E qui per me è una grande emozione che non posso negare. Abbiamo riportato questa sera Nazarians a casa la terza. Nazarians ha vissuto a contatto con la famiglia la terza, probabilmente è stato ospite nella villa di Corso Benedetto Croce, quella che oggi non esiste più, e ha avuto un rapporto talmente stretto con queste persone da aver passato personalmente gli stessi guai politici che ha passato la famiglia La Terza, con un'unica differenza. Nazarians ad un certo punto è stato considerato un traditore del liberal socialismo a cui apparteneva la famiglia La Terza, e per questa ragione probabilmente è stato messo, come dire, è stato ostracizzato dalla baresità, la stessa baresità che probabilmente era talmente connivente con il regime fascista da non aver sopportato poi la presenza così ingombrante di un esule come Nazarians, una presenza fortissima, addirittura candidata al Nobel. E dopo questo brevissimo accenno, questo ringraziamento personale a Maria di aver accolto qui noi, Nazarians, Luciano Pegorari con noi, vi parlerò brevissimamente di Nazarians e le donne. È come parlare praticamente del mare, come cercare di mettere il mare in un secchiello, ma ci proviamo. L'idea non è quella di parlare di Nazarians e dell'agnosi, come spesso si fa e come talvolta
anche tra di noi fa il professor Lopane nelle sue arringhe quando è presente con noi. Per Nazarianza la donna è contemporaneamente Iside e Maria, madre dolente che attende nelle spelonche della patria perduta il ritorno del figlio che non ritornerà. Ma la donna è anche generosa, amante, forte, mistica come quella del canto dei cantici, in attesa dell'amante supremo. È la devota ancella, l'infermiera per amor dell'arte, che dona i suoi baci soltanto ai moribondi, a gente in extremis, come avrebbe detto Carmelo Bene. E contemporaneamente il corpo sensuale, il corpo mistico, la carnalità vissuta e attuata o solo anelata, la veemenza della passione giovanile, colei che racchiuderebbe dentro di sé il vascello per l'immortalità, un figlio, che a quanto ne sappiamo egli mai generò, o che materialmente, anche se generò, mai riconobbe. La donna per Nazarianz ha volti infiniti, fino alla sua estrema, quasi decrepita vecchiezza, può essere ad esempio la fanciulla mistica, simbolo o sintomo estremo della patria perduta, la patria armena che egli mai visitò, ma che portò sempre dentro di sé come una sorta di Gerusalemme interiore. Tutta la sua produzione letteraria è dedicata alla donna, allo svolgimento, alla trasfigurazione della donna, all'intervento concreto e materiale di essa nella sua esistenza umana e corporea quanto a quella dello spirito. Ma andiamo per gradi e individuiamo quelle donne che con certezza hanno vissuto la vita di Nazarianz, hanno attraversato la sua esistenza. La prima fra tutte è la madre, che aveva nome Aznive Meramedian e alla quale il poeta dedica molta parte della sua opera. Seppure indirettamente dedica ad esempio il grande canto della Cosmica Tragedia, opera che più di tutte, sia nel 51 che nel 53, gli costerà la candidatura al premio Nobel, ma vorrei leggervi pochi versi anche di questa lirica bellissima alla mamma. Grazie, Rosalì. Io so che tu mi aspetti laggiù, che benedici il tuo figlio lontano e maledici il destino inesorabile. Sanguina la tua carne sulle spine del suo esilio. O bianchissima nell'ora vespertina, tu rendi le esili braccia nella tua fede eroica verso l'illusione di un domani. O dolcezza suprema e luminosa, o soave disperazione, simile all'agonia d'un tramonto d'autunno che lotta contro le tenebre, languido eppur inestinguibile. Così tu attendi lontana nella piccola casa sul poggio, dove vedesti crescere il frutto del tuo grande, unico amore, mistica anima, dolce quant'altra mai. Ogni crepuscolo che passa nelle care pupille si sprofonda e le abbuia. Begli occhi sognanti, ma stanchi, ahi, troppo stanchi per le vigilie vane, per gli orizzonti ostili e il cammino d'esilio del quale vedesti lontanare con l'ebro cuore in fuoco la giovinezza incensa da un sole misterioso, simile all'agonia d'un tramonto d'autunno verso le orgogliose rovine. Ma la vita, madre, credi, non è stata vana e indegna. La mia anima stanca cercherà, madre, il tuo amplesso, il tuo dolce canto antico, il tuo dolce canto ascoltato al tempo della balda giovinezza, al tempo della santa follia, il canto umile e sacro, tanto caro al mio cuore, sulle tue labbra buone, entro l'azzurro incenso della preghiera, o madre. Questa appunto era Mater Dolorosa. Grazie. Questa era Mater Dolorosa, tratta dai Sogni Crocifissi di Nazarianz. Nell'ultima strofe di questo piccolo poemetto si cela eppure si apre il conflitto personale. Nazarianz parte lasciando la madre nel 13
e va seguendo il percorso dell'esilio, accompagnato da Maddalena De Cosmis. Ha voluto lasciare la Turchia definitivamente seguendo l'italiana, la cattolica, la sgradita alla famiglia perché cattolica romana, perché occidentale, perché ballerina e cantante di ascendenze non certo all'altezza del lignaggio dei Nazarians e dei Meramedian, che avevano appunto alcuni dei loro principali protagonisti alla corte degli zar perfino. Contro queste nozze la madre scaglia un anatema di sterilità e di breve durata del rapporto. Così sarà. Ma prima di giungere alla figura di Maddalena De Cosmis, nella vita di Nazarians ci sono almeno altre due donne importanti. La prima, Mannik Berberian, figlia del rettore Reteos Berberian, padre padrone della scuola frequentata da Nazarians. Con Mannik egli intraprese una storia adolescenziale, spinta poi alle conseguenze di una precocissima proposta di matrimonio. Il rifiuto di tale proposta costerà al giovane poeta l'espulsione da tutte le scuole armene di Turchia ed in particolare dal Berberian Vajarian, la sola in grado di consentirgli l'accesso alle università europee. Terminato forse l'amore per Mannik, che sarà evocata con altri nomi nella prima stesura dei Sogni Crocifissi, quale l'adolescente amorosa, la candida sposa mancata, questi sono termini che abbiamo tradotto grazie al professor Boloyan, amico del nostro centro e socio del nostro centro, direttamente dall'armeno, quindi non esistono queste citazioni nella versione italiana dei Sogni Crocifissi. Nazarians si trasferisce appunto a Londra, dove completerà gli studi secondari, forse ospite della famiglia Goldschmidt, gli stessi del Goldschmidt College. Terminati questi studi si recherà a Parigi, iscritto alla Sorbonne. In Francia quasi certamente conoscerà la prima moglie, Maddalena De Cosmis, italiana e artista di avanspettacolo, meglio nota col nome di Lena Meyer. Questa differenza fra nome e nome d'arte ha spesso tratto in inganno quanti hanno provato a tracciare biografie di Nazarians, essendo inoltre Lena anche la protagonista della seconda versione dei Sogni Crocifissi, quale Cinzia per Properzio. Le prime tracce del loro rapporto risalgono al 1907 e non quindi ai primi anni 10, o meglio al 1913, come si pensava fino ad alcuni mesi fa. Ne abbiamo oggi la certezza perché sono presenti in un grande copilettera di Nazarians alcune lettere scritte in un inglese molto bello a firma e grafia di Lena De Cosmis. Per questo ringraziamo la famiglia Ranieri che ci ha donato, almeno in via provvisoria, il materiale appunto appartenuto a Lena. Altrove abbiamo suggestivamente ipotizzato, in un breve servizio appunto di cui faceva riferimento il professor Caffueri, abbiamo ipotizzato che Lena De Cosmis fosse in realtà una spia, fosse facente parte dell'intelligence italiano a Costantinopoli. Questo oggi viene rafforzato, o meglio, nelle ultime settimane questo pensiero mi è stato rafforzato sulla base di alcuni resoconti degli ambasciatori Camillo Garroni Carbonara e Guglielmo Imperiali di Villafranca, che sono stati due ambasciatori che negli anni 10, dalla fine del 7 più o meno fino alla fine del 15, sono stati gli ambasciatori a Costantinopoli per l'Italia. Oggi questo materiale si trova nell'archivio del Senato della Repubblica Italiana, per chi lo volesse consultare. Inoltre, quanto mai singolare che una ballerina e cantante italiana proveniente da una famiglia poverissima, senza alcuna istruzione, producesse lettere in un inglese di stile raffinato che ci sono giunte. Quindi diciamo, questa è l'ipotesi fino a questo momento che ho tracciato. Contemporaneamente, il fatto che ci siano anche pochissime informazioni su questa Lena De Cosmis, come dire, ci fa balenare l'idea, magari in questo momento un po' romanzata, che Lena facesse parte appunto dell'intelligence italiana. Ma già pochissimi anni dopo il matrimonio, ossia già alla fine del 19, il matrimonio giungeva al termine, probabilmente per il grande numero di infedeltà amorose di Nazarians,
ma anche probabilmente per i gravi problemi di comunicazione interpersonale che dovevano esistere fra due personalità così forti e così diverse. I Nazareans dapprima vennero ospitati in un appartamento a Bari, sito in via Putignani, di proprietà del cognato di Lena, Nicola Ranieri, ma si separeranno ben presto. Ram, certamente almeno a partire dal 26, si trasferirà a vivere nel villaggio di Norarax con i suoi armeni, e risalgono ai primi anni 20 alcune lettere dalla forte carica erotica inviate a numerose corrispondenti, in particolare ad una. Margherita del Bosco fu una di queste donne, di cui si è occupato Cosma Cafueri nella recente mostra tratta appunto si intitola come il nostro convegno Ram Nazareans, le tracce e il volto. Del Bosco era nipote di Beneventano del Bosco, eroe borbonico contro la spedizione dei Mille. La del Bosco, come dimostra un'ampia documentazione fotografica e come dimostrano anche numerose lettere, cercò più volte di avere anche un figlio da Nazareans, cosa che probabilmente non ebbe. Diciamo probabilmente perché è proprio scoperta di questi ultimi giorni, una Margherita del Bosco è sepolta in un ossario comune del cimitero di Torino senza nessun altro riferimento. Quindi anche qui la suggestiva ipotesi che questa donna, scacciata dalla propria famiglia di origine per questo amore con un uomo sposato, possa aver riparato altrove, a Torino. Le lettere fra i due sono scritte in lingua francese, richiamano a testimoni le descrizioni di Mallarmé, di Shelley e di Gabriele D'Annunzio. Ma oltre a questo rapporto, Nazareans ebbe anche un altro rapporto molto bello, questa volta probabilmente del tutto epistolare, con una donna a cui faceva riferimento prima Rosalia, di cui per antica promessa alla famiglia non facciamo qui il nome, però vi basti sapere che lo strumento multimediale, lo strumento di Facebook, ha fatto sì che una nipote di questa signora mi contattasse e mi proponesse di donare al centro una serie di lettere, cosa che poi la figlia di questa signora ha fatto personalmente con il professor Lopane, donandoci un carteggio bellissimo, chiaramente pieno di omissis, di strappi e di altri frammenti mancanti, che probabilmente c'erano una relazione ben più profonda. Vi vorrei leggere, se non ho sforato troppo, no, forse sì, va bene, allora, ve la risparmio, risparmio questi, no. Era per farvi sentire la voce del poeta. Grazie. Ah, sì, ok. Grazie Rosalia, da direttore a segretario. Ok. Una sola notte. Una sola notte, amor mio, dormir nelle tue braccia. Un dolce e profondo sonno come la morte. Una sola notte, oh tu che conosci il sogno onde mi muoio, deporre il mio orgoglio ai tuoi piccoli piedi, dormire all'ombra profumata del tuo cuore, o idillio mio eterno, nelle tue braccia, fondere la mia carne al tuo dolce tepore, e dormire con le tue labbra, sulle profumate tue ciglia, cercanti il sale dei pianti interiori, sentendo alle tempie la carezza delle tue dita, dormire annullato nel tuo corpo, urna vivente di mirra e d'ambra, respirandoti tutta in ebbrezza. Oh dolce, oh dolcezza, di saper dove posare il capo, mio amore, quando si è lontani e tristi, quando si è tanto stanchi, udirti flebilmente dirmi, quasi agonizzando, ti amo, nel lungo, sovrumano bacio singhiozzante. Dormire, oh amor mio, una sola notte nelle tue braccia e sulle soglie del giardino del tuo piccolo corpo nudo e melodioso, attendere quella divina che sarà la dolcissima morte.
e questo. Diciamo che questo è l'ultimo passaggio significativo. Dopo questa donna, le ultime, diciamo, tre significative nella vita di Nazaré Hans saranno donna Vittoria Strazzaboschi, una vedova di origine milanese presso la cui casa Nazaré Hans abiterà per moltissimi anni in via Calefati 200. Morta donna Vittoria sarà costretto a cercare un'altra, diciamo, un'altra dimora, e questa dimora sarà Conversano, appunto. In un secondo momento invece si trasferirà a casa di Maria Lucarelli, appunto, come diceva Rosalia, donna molto più giovane di lui. Se donna Vittoria era stata un'infermiera per amor dell'arte, Maria Lucarelli sarà una badante per amor dell'arte, tanto è vero che si dovrà prendere del cura alla fine di un uomo malato, colpito da ictus, praticamente incapace di scrivere e di produrre anche quelle minime cose che potevano dare un qualche sostentamento, quindi le sue poesie che a centinaia egli regalava in cambio di pacchi di pasta o generi di prima necessità. L'ultima invece donna di Nazaré Hans, in ordine, non certo in ordine di tempo ma forse in ordine di importanza, è invece una donna che, con la quale egli non ebbe un vero e proprio rapporto amoroso, ma che fu in realtà la trasfigurazione della patria. L'ultima donna era Nicoletta Timurian, la quale appunto non rappresenta un momento erotico, un incontro erotico, bensì un incontro mistico. Era lei l'ultimo baluardo appunto della patria morente, di questi armeni che erano ormai dispersi in una diaspora insanabile, molto più insanabile probabilmente di quella ebraica, e che ad un certo punto egli dovette amare per la sua semplicità. Anche qui c'è una poesia bellissima, ma questa ve la risparmio, grazie. Grazie Carlo. Passo velocemente la parola, a Lorena, che invece approfondirà per tutto il tempo che desidera l'arte poetica di Nazaré Hans. Stavo azzeccato. Passo la parola. Chiedo venia per la lunghezza. Grazie Luciano. Quindi, prima di passare al mio intervento, che si occuperà in particolar modo del rapporto che Nazaré Hans ebbe con gli intellettuali baresi e soprattutto perché, diciamo, inizialmente è stato così ben accolto da ambienti molto importanti qui a Bari, ho pensato di aggiungere qualcosa che così ho ritrovato stamattina, ed è proprio questo, diciamo, una lettera scritta da Nazaré Hans ad una giovane ragazza dove dà alcuni consigli su come scrivere, diciamo, un componimento poetico che dovrebbe essere sempre ispirato ad un carattere di brevità. E penso che sia molto molto attuale questa lettera. Dice: scrivete soltanto quando avete qualcosa da esprimere assolutamente prepotentemente. Trascurate l'istintivo stimolo di voler mettere in versi tutto ciò che dentro vi preme. Cercate di raggiungere maggior concisione, più sintesi. Non appesantite l'ispirazione con una larga trattazione. Non diluitela mai. Evitate, come cosa dannosa, di esprimere in 30 versi anemici e stirati quello che potreste più efficacemente e compiutamente dirne in 10. E poi dà alcune altre indicazioni e dice: curate per il momento, dal punto di vista strettamente tecnico, di far servire alla vostra sensibilità moderna e personale i metri classici. Tra gli altri versi consiglio l'endecasillabo solo o misto col settenario di Leopardi. E questo, appunto, questa riflessione ci tornerà utile per qualcosa che volevo dire dopo. Dunque, parlare della figura di Nazaré Hans vuol dire certamente parlare di un frammento di letteratura pugliese anche molto importante. Vedremo perché. Perché Nazaré Hans, appena giunto a Bari per ragioni inizialmente politiche ma poi anche amorose, fu ben accolto da ambienti molto importanti, innanzitutto dal circolo filologico barese, presieduto dal professor Maranelli,
e poi proprio da casa la terza, che fondò la collana Conoscenza Ideale dell'Armenia, di cui al numero uno, diciamo al volume numero uno di questa collana, troviamo un saggio su un poeta armeno, Turian, e il volume numero due fu un altro testo di Nazarians sui canti popolari armeni, insomma, se non erro. Quindi da un lato il Circolo Filologico Barese, dall'altro Casa La Terza. Poi negli anni quasi dopo il regime cominciò a collaborare anche con la rivista di Piero Pesce, Piero Delfino Pesce, la rivista Humanitas, che prese anche, come dire, posizione in favore della causa armena, anche perché la rivista Humanitas molto spesso aveva, come dire, degli spazi dedicati alla storia e alla politica. Negli anni sempre dopo il regime, collaborando a Radio Bari, frequentò il caffè Il Sottano, dove non solo incontrò poeti e scrittori, ma soprattutto pittori e caricaturisti, gli stessi che l'aiuteranno poi nella stesura del Manifesto Gralico e della rivista, di cui soltanto un pochi numeri in fondo furono pubblicati. E negli ultimi anni frequentò la libreria di Pasquale Sorrenti, e lo stesso Sorrenti nell'89, per i tipi della Levante, pubblicò un libro che è uno straordinario omaggio ad un amico soprattutto. Ma è importante chiedersi come mai quindi tutti questi ambienti dell'intellettualità barese accolsero così bene Nazarians, almeno in un primo momento, prima che poi arrivassero gli anni del declino. In fondo abbiamo nominato appunto persone importanti, appunto anche la famiglia La Terza. E questo perché, secondo me, nonostante essi erano certamente convinti di trovarsi di fronte ad un uomo dalle straordinarie qualità morali, anche perché stava appunto fondando a Bari il Norarax, che è il centro di accoglienza dei profughi armeni, ma nonostante questo essi si erano resi conto che grazie alla figura di Nazarians la letteratura pugliese si stava sprovincializzando. Si stava sprovincializzando appunto nel senso che era soltanto il 1922 quando, grazie a Nazarians, arrivò Marinetti a Bari, e dobbiamo considerare che gli autori, come dire, pugliesi di stampo del futurismo si sono interessati al futurismo soltanto negli anni 30. Invece, grazie proprio a Nazarians, abbiamo Marinetti già nel 22, nel settembre del 22, al Teatro Piccini di Bari, dove organizza una serata futurista insieme a Franco Casavola, quindi una cosa di un'eccezionale modernità. Vabbè, la serata fu anche particolarmente discussa, ci fu un articolo nel 48 pubblicato sull'Espresso, dove sappiamo che Marinetti dal pubblico barese fu anche duramente contestato, poter parlare soltanto dopo un po' di tempo, dopo vari fischi, ma Marinetti era anche abituato a questo, e poi dopo poté esporre le linee programmatiche del futurismo. Ma il rapporto stretto con Marinetti continuò a tal punto che nel 23 al Teatro Margherita fu invitato nuovamente Marinetti, perché fu messa in scena un'opera di Nazarians, Lo Specchio, musicata poi da Casavola. L'interesse di Nazarians al futurismo risale addirittura al 10, quando egli era ancora nella sua terra e scrisse un saggio su Marinetti e il futurismo, che poi è stato anche tradotto e pubblicato in Italia. E inizialmente questo rapporto con Marinetti fu mediato dalla figura di un altro intellettuale, autore poliedrico, vale a dire Gian Pietro Lucini. Lucini prese però già le distanze dal futurismo nel 14, mentre vediamo, appunto, abbiamo potuto notare che i rapporti tra Nazarians e Marinetti continuarono anche dopo gli anni 20. Lucini ad un certo punto invece ne prende le distanze, perché riteneva il futurismo un movimento particolarmente violento, insomma, fra virgolette, anche volgare. E invece Nazarians sprovincializza la letteratura pugliese avvicinandola a questa straordinaria avanguardia che fu appunto il futurismo, ma non solo. Guardando in particolar modo la principale opera di Nazarians, quella poi candidata al Nobel, Il grande canto della cosmica tragedia, si può notare come in questa opera vi sia un influsso del simbolismo francese, ma anche del romanticismo tedesco, ma anche dell'orfismo e del misticismo di Dino Campana. Io nel mio saggio ho azzardato, diciamo, un piccolo parallelismo fra Campana e Nazarians, non perché fra i due poi realmente vi sia stato un contatto, almeno nella vita non c'è stato, però anche leggendo, come dire, l'epistolario dei due,
si sente innanzitutto questa presenza continua del misticismo, ma anche questo continuo ritornare sul concetto dell'esilio. Nazariantzi l'aveva vissuto per ragioni politiche, ma molto spesso l'esilio viene nominato proprio come una condizione di sentirsi molto, come dire, esuli su questa terra, in un mondo troppo complesso e che non appartiene al poeta. Quindi sicuramente grazie alla figura di Eran Nazariantzi la letteratura pugliese si è un po' sprovincializzata, svecchiata, si è aperta soprattutto ad un ambiente molto più europeo. Non dobbiamo dimenticare che Nazariantzi, già negli anni in cui era nella sua terra, da poeta metropolitano, di area metropolitana, aveva, come dire, sempre avuto un grande interesse, nonostante fosse un uomo orientale, aveva sempre mantenuto un grandissimo interesse per la cultura europea, e non soltanto perché aveva studiato a Londra, a Parigi, ma proprio perché un po' tutti i poeti che vivevano a Costantinopoli in quel momento erano fortemente attratti, in particolar modo da alcune correnti, in particolar modo dal simbolismo, alcune correnti europee. Dunque questa è la vera centralità di Nazariantzi in merito alla letteratura, e bisogna appunto stare attenti a non condannare Nazariantzi al secondo esilio, perché il primo è stato per ragioni politiche, il secondo forse è stato anche molto più crudele e ha riguardato le antologie, i vari studi. Io ho potuto leggere diversi studi, diciamo, sul futurismo, ce ne sono di bellissimi sul futurismo pugliese, di Giannone, di Colazzo, un saggio di Wanda Denunzio, eppure molto spesso si dimentica appunto che è soltanto grazie a Nazariantzi che Marinetti arrivò in Puglia. E comunque questa ragione di damnatio memoriae di cui si parlava anche prima è sicuramente dovuta al fatto che è stato sicuramente mal interpretato il rapporto tra Nazariantzi e il fascismo. Questo è stato qualcosa che l'ha condannato ad una solitudine intellettuale negli anni anche dopo la sua morte. Bisogna considerare che il fascismo, proprio perché si nutriva di populismo, anche a volte grottesco, aveva sfruttato la causa armena. Certamente non era minimamente interessato agli armeni, ma come dire, ha utilizzato questa causa in maniera di propaganda, appunto. Addirittura si ricercavano le origini armene di Eleonora Duse, quindi, come dire, atteggiamenti anche abbastanza ridicoli. Se Nazariantzi si avvicinò al fascismo fu soltanto perché in quel momento, quando lui stava fondando il Nora Rax a Bari, quello era il potere, come dire, predominante in Italia, quindi sicuramente bisognava prendere contatti anche per delle ragioni pratiche, anche per far arrivare la luce, anche per far arrivare l'acqua, bisognava prendere contatti con il potere, ma in realtà gli uomini di cui egli amava circondarsi erano uomini di tutt'altro livello morale, e alludo in particolar modo al patriota Antonio Basso, di cui c'è un bellissimo saggio della professoressa bolognese Ulu Ojan, dei rapporti tra Basso e Nazariantzi, il conte Umberto Zanotti Bianco. Quindi insomma bisogna cercare, in sostanza questo volevo dire, di stare ben attenti quando si parla in particolar modo del rapporto fra Nazariantzi e il fascismo. Grazie. Mi ha chiesto di fare un po' il punto su questa parola, su Nora Rax, perché Nora Rax rappresenta il momento di più forte simbiosi tra Bari e Nazariantzi. Nora Rax è stato un villaggio armeno, un opificio che Nazariantzi fondò in via Mendola, c'è ancora lo spazio, ci sono ancora le strutture, per allocare lì dei profughi armeni che venivano dalla Grecia, da Salonicco, e fare loro farli lavorare alla tessitura di tappeti armeni, che per un periodo andarono anche abbastanza bene, al punto che addirittura la carrozza reale del Vittorio Emanuele III fu arredata con questi tappeti. Ce n'è qualcuno ancora alla Camera di Commercio di Bari. Quindi fu un momento in cui Nazariantzi, come mediatore culturale, è stato lui il primo, come diceva la dottoressa Cianci, ha avuto poi i rapporti col governo locale e anche quello nazionale. Quello che è singolare è che chi aveva addirittura investito, chi proteggeva questa iniziativa, era un ministeriale fascista ebreo, Luzzatto, che stava a Milano, che poi morì. E anzi, si può, diciamo,
il risolversi di questa esperienza progressivo avvenne proprio dopo che questo gerarca, entusiasta peraltro, morì e non poté più seguire questa esperienza. Questo è stato un rapporto, ma tramite questo villaggio poi, attorno a questo villaggio poi c'era tutta una serie, una fauna, diciamo, intellettuale che è gravitato per molto tempo e che permette a Varnazagaz poi appunto di interfacciarsi, si direbbe oggi, con tutto quello che era il potere, ma non solo, anche con gli intellettuali del tempo, però Nazarians mantenne profondi contatti con tutta quella che era l'esistenza intellettuale qui a Bari, tant'è vero che poi fu lui a tenere, come diceva prima Lorella e anche Rosalia, la prima trasmissione dell'Italia Libera, quella culturale dell'Italia Libera a Radio Bari, fu la prima, non solo, poi commemorò anche lo zio di Luciano Violante che morì a Mauthausen, fu delegato lui a commemorarlo, quindi è un capitolo controverso, ma tutto ancora da... Nazarians subì il fascismo nel senso che quando insegnava al Caracciolo, all'attuale Nautico, che era Nautico anche all'epoca, insegnava lingue, fu allontanato perché non italiano dal fascismo, praticamente quasi in contemporanea all'emanazione delle leggi razziali, quindi e perse il lavoro e se la vide male per tutto il resto della sua vita, perché appunto non ebbe più cespiti di carattere lavorativo, quindi in qualche modo lo subì anche, quindi non solamente. È una figura però davvero incredibile. Quando il dottor Coppola leggeva la lettera d'amore, noi abbiamo scoperto una cosa, un po' di gossip, se posso dire in questo modo, che spesso queste lettere erano degli stampini, cioè erano fatte allo stesso modo, si cambiava il nome e venivano mandate di interlocutrici diverse. Quindi è una cosa che abbiamo scoperto con una certa sorpresa, perché comunque questo però non toglie che fosse sincero in questi suoi slanci amorosi, diciamo. Ecco, è un aspetto sicuramente che è venuto fuori, ma posso garantire che comunque il rapporto che ha avuto con queste donne è stato comunque profondo. Letterariamente era sincero. Umanamente un pochino, però bisogna dire anche questo: le donne con le quali di fatto poi lui ha convissuto, ha avuto rapporti, erano donne molto al di sotto di quelle con le quali invece lui intrattenne rapporti epistolari o diciamo anche intellettuali. Ecco. È una vita molto, molto singolare quella di Nazarians. Va bene. Più che una curiosità, penso che sia una cosa molto interessante per il centro studi, ma anche per tutta la città di Bari. Come centro studi siamo stati, diciamo che il contatto è stato contemporaneo, contattati dal Politecnico di Bari, quindi dal Poliba, per una sorta di, come possiamo dire, rivalutazione di questo villaggio, perché in realtà, scusami Dorella se mi permetto, ma Nora Rax, io ho fatto un intervento proprio su questa cosa a Lecce, proprio il mese scorso, dove sono stata invitata dall'Università di Salento a parlare di come Bari abbia un legame con gli armeni, perché a Lecce non se lo spiegano, cioè nel senso che tranne Nardò, di cui ho parlato prima, che ha questo legame appunto con questo patrono, e quindi legami però che hanno radici nel Medioevo, quindi diciamo con una sorta di prima migrazione armena, che non è sicuramente commensurabile alla diaspora che poi c'è stata dal 15 in poi, in realtà non è stato un centro di accoglienza, e questa è proprio la singolarità del villaggio. È stato un vero e proprio villaggio dove accanto ai padiglioni Docher dati dalla Germania all'Italia, perché la prima guerra l'avevamo vinta e quindi la Germania un qualcosa ce la doveva, e in appunto come, come si può dire,
Vennero dati in conto danni. In conto danni, ecco, non mi veniva il termine, perdonate. In conto danni, oltre a questi padiglioni dove gli armeni poi abitavano, questi profughi venuti e abitano tuttora, alcuni sono ancora in piedi, tre famiglie abitano ancora lì, furono fatti costruire poi grazie a questi rapporti di cui tu hai ben parlato, quel fascismo dell'epoca che fece arrivare anche la luce elettrica, fece arrivare la pelota pugliese, tra l'altro c'è una bellissima lirica del Nazarians sull'arrivo dell'acqua, del sele al villaggio Nora Rax, e una lirica per cui fu accusato di essere filo fascista, ma del resto lui con loro doveva interfacciarsi in quel periodo, erano loro al potere, quindi vabbè, andrebbe rivisto anche da un punto di vista politico tutto questo. Vabbè, questo è revisionismo in qualche maniera storico. Ma furono costruite cucina, la scuola per i bambini, una cappella, cioè un vero e proprio villaggio dove tra l'altro loro abitavano e si spostavano soltanto per andare a lavorare, quindi non si preoccupò soltanto di ospitarli, ma anche di trovare loro un'occupazione per poter condurre una vita a tutti gli effetti civile qui a Bari. E riallacciandomi invece a quello che ha detto questo Scarfoeri, mi piace ricordare che alcuni tappeti che erano di altissima manifattura, intanto Bari è stata la prima fabbrica di tappeti orientali in Italia, tanto per, cioè, questo è anche interessante sottolinearlo, è un bel vanto per la città di Bari, ma poi i tappeti furono comprati da appunto compratori illustri, pensiamo al Papa del periodo, da Benito Mussolini stesso, ma anche per arredare la carrozza reale. Quindi, insomma, è veramente era un'altissima manifattura. Poi, appunto, si è persa, vi ha spiegato un po' le ragioni di questo capitolo. Diciamo dov'è esattamente? Nora Rax si trova in via Mendola al numero 153, ossia immediatamente dopo il ponte di via Omodeo. Praticamente c'è un primo edificio dove una volta c'era il SAICAF, adesso c'è credo una concessionaria d'auto, e accanto c'è una villa all'interno della quale c'è un asilo di infanzia, e in realtà sullo stipite sulla colonna c'è scritto ancora Nora Rax in italiano e Nora Rax in caratteri armeni. Che altro volevi aggiungere? No, volevo dire questa, cioè la cosa interessante è che appunto il Politecnico di Bari si è interessato in una sorta di recupero di questo villaggio e insieme a noi sta portando avanti diciamo un progetto che dovrebbe poi essere, siamo alle prime, veramente i primi passi, dovrebbe essere poi finanziato in qualche modo per un recupero storico piuttosto che architettonico veramente di questo, ripeto, vero e proprio villaggio, la novità in quel tempo, stiamo parlando del 24, quindi non stiamo parlando, cioè, era proprio un villaggio di accoglienza, una città nella città, un villaggio di accoglienza di questo popolo, che lì, infatti ci sono delle bellissime testimonianze di signore, insomma, che all'epoca erano bambine, adesso naturalmente sono donne con la loro età, che si mangiava tutti insieme. Cioè ognuno conduceva la propria vita, ma poi si mangiava tutti insieme, si cucinava tutti insieme, i bambini andavano a scuola, nella cappella, perché non dimentichiamo un'altra cosa molto importante, gli armeni sono stati i primi cristiani, prima ancora di noi, convertiti al cristianesimo in un'enclave tra l'altro completamente musulmana, quella che è ancora tutt'oggi, insomma, si trova l'Armenia di Yerevan. Quindi questa era una cosa che mi piaceva sottolineare, perché è un bel progetto di cui tra l'altro cercheremo di tenere informati dei vari passi che ci saranno poi nel tempo. Invitiamo anche Maria la Terza e Casa la Terza ad aderire al progetto. Infatti, assolutamente, quando avremo notizie c'è più la prima di riagganciarmi, prima che me lo dimentichi, noi siamo una libera associazione, quindi aperta a tutti i contributi, e ci auguriamo anzi di avere con noi altre persone, e per sostenere le nostre cose facciamo il tesseramento, quindi chi di voi questa sera volesse aderire al centro, perché interessato, sostenitore, collaboratore, non ha che da dircelo e gli diamo la tessera, che ha un certo costo, ma tutto sommato penso che daremo soddisfazione a chi ci darà. Sì, adesso ci penserà il professor Coppola a darvi tutti i riferimenti. E prima di magari passare la parola a chi
volesse interloquire con noi stasera. Segnalo anche che a proposito di Nora Rax, che è stata appunto una realtà profonda dentro il tessuto culturale barese, nel nostro saggio, in questo che abbiamo scritto, io in particolare, ho inserito una poesia che però non è di Nazarians, è di Raffaele Carrieri. Chi si intende letteratura un po' italiana, Raffaele Carrieri è stato un funambolo della parola, un grande poeta italiano di Taranto, che in un momento in cui era piuttosto, come dire, bandato, reduce da Fiume, scriveva su Corriere della Sera, si trovò a incocciare, diciamo, questa realtà e a conoscere Nazarians. Ne rimase così impressionato che poi ha scritto una poesia che si intitola Campo degli Armeni, che poi fu pubblicata in una raccolta di Mondadori delle poesie di Raffaele Carrieri, che potete trovare, non ve la leggo perché sennò ma è molto bella, l'abbiamo fatta leggere da un attore durante il convegno alla De Gemmis ed è stata molto molto apprezzata, è molto bella davvero, perché è un po' una fotografia di cos'era il campo degli armeni, così si intitola questa poesia di Raffaele Carrieri. E adesso chi volesse fare domande, prego. Sì, purtroppo diciamo questo orario non ci consente di dare grande spazio, per cui diciamo che dedicheremo un quarto d'ora, diciamo, questo spazio domande per poi una curiosità al professor Coppola, che ha fatto uno studio sulle poesie d'amore, no? Sì. E non so se lei ha visto Shakespeare in Love. Sì. Conosce il regista John Madden? Personalmente no. No, io l'ho conosciuto personalmente la settimana fa. E in fondo ci diceva questo, che Shakespeare, per avere l'ispirazione, aveva bisogno delle donne. Cioè aveva bisogno, dopo che amava una donna, andava a scrivere. Siamo qui tutti qua. Ascolta, no, questo l'ha detto. Anche perché lo sceneggiatore Stoppard, che sta sì, Stoppard, certo. Ha fatto proprio questa la sceneggiatura. Sì, sì. In fondo mi ricordo così un po' l'autore, perché c'è un verso che dice: io t'amo, la mia vita è salva. Cioè lui non aveva bisogno delle donne in quanto così fanno tutti gli uomini. Lui amava perché aveva bisogno di creare, di essere poeta. Cioè potremmo scrivere Nazarian in Love. Sì, certo. Altre domande? Curiosità? Non suscitiamo mai interesse. Siamo stati esaustivi. Vogliamo dare i riferimenti del centro, sì, quelli della casa editrice, però anche. Allora, il nostro centro studio è un'associazione, come appunto diceva il professor Cafueri, è un'associazione culturale. E se avete interesse e desiderio di trovarci, noi siamo sia su Facebook con un account, appunto, Centro Studi Ran Nazarians. Abbiamo curato, io personalmente, con l'aiuto dei colleghi, abbiamo curato una pagina su Wikipedia dove abbiamo inserito tutta una serie di materiali, alcune cose, alcuni riferimenti anche in lingua armena, tradotti chiaramente, perché anche della nostra associazione nessuno parla o scrive in armeno, quantomeno lo legge, e quindi ci sono i riferimenti tradotti. Tra l'altro c'è la bibliografia più completa che siamo riusciti a trovare, anche perché la bibliografia di Nazarians è alquanto sterminata, essendo stato un autore allofono in Italia, ma soprattutto il primo autore allofono della letteratura italiana è Nazarians. Oggi ne abbiamo tanti, come tu dicevi nel nostro convegno a gennaio, oggi abbiamo tantissimi autori allofoni nella letteratura italiana, e quindi diciamo lui è iniziato, tra l'altro è iniziato in un momento in cui la letteratura italiana era soltanto una letteratura scritta in un italiano che doveva essere di un certo tipo. Vabbè, la questione della lingua lasciamo dall'altra parte, però come dire, è assai complicato spiegarla in questo momento. Però altri riferimenti, quindi centro studi Ran Nazarians @gmail.com, quello è il nostro riferimento, e
che altro? Abbiamo anche un sito in costruzione su Jimdo, che è un portale che raccoglie vari siti. In realtà, se digitate Rannazarians, le prime cose che vengono fuori ci riguardano direttamente, quindi siamo abbastanza. Sì, sì, anche Wikipedia abbiamo curato noi, ci sono anche moltissimi riferimenti al convegno, non solo ai servizi di Est Ovest della RAI, ma anche al materiale presente su YouTube, praticamente la cronaca del convegno messa quasi per intero su YouTube. E quindi niente, questo è quanto. Se avete voglia, dimmi. Come no, certo. Quante famiglie del villaggio sono rimaste a Bari, a parte i Timurian, i Caracascian che sono andati a Padova? Sì, quanti quattro. Sono? Quattro famiglie. Quattro famiglie. Ci sono Timurian, Abadian e Lilossian. A Bari. Quindi diciamo gli altri sono sparsi, ce ne sono Francia, Roma, alcuni sono Brindisi, alcuni che abitavano nel villaggio, altri ancora sono a Taranto, però in realtà gli armeni di Taranto vengono dalla diaspora, hanno fatto un lungo giro passando per l'Etiopia addirittura. E quindi in realtà il primo grande riferimento agli armeni a Bari è San Nicola. Perché San Nicola viene portato a Bari poiché ad un certo Curquas nel IX secolo appare San Nicola dicendo venitemi a prendere da Mira. Quindi diciamo gli armeni siamo tutti armeni, quindi diciamo che sì, infatti parafrasando Kennedy, sì, siamo tutti armeni e diciamo gli armeni sono dappertutto, quindi. Grazie a tutti di essere intervenuti. Farvision, il portale www.farvisioneditore.net. Grazie.